tutti, oggi sono qua per parlarvi di un nuovo fumetto uscito recentemente per Bao, ovvero Gli anni che restano, di Brian Freschi e Davide Aurilia. Bao per l'uscita di questo fumetto ha organizzato un review party, quindi non vedrete soltanto la mia recensione, ma quella anche di altri blogger che troverete tutti linkati qua sotto in descrizione. Questa è la prima graphic novel degli autori e ha un prezzo di copertina di 17 euro. Protagonista di questa storia è Mauro, un uomo che un giorno riceve una lettera in cui gli viene comunicata la morte di un suo caro amico di infanzia, Antonio. Mauro e Antonio erano veramente molto legati da bambini, da ragazzi, ma con il tempo si sono un po' persi di vista, probabilmente perché è successo qualcosa. Mauro si recherà quindi a Milano per il funerale, la città in cui è cresciuto, e questo non sarà soltanto un viaggio, diciamo, fisico, ma soprattutto un viaggio nei suoi ricordi, nel suo passato. Infatti attraverso questo fumetto ripercorriamo un po' quella che è stata l'amicizia fra Mauro e Antonio, da quando erano bambini, giocavano, avevano una grandissima fantasia, quando poi crescono, diventano grandi, cambiano città. Si parla tanto di amicizia e di come questo legame cambi e cresca assieme alle persone che lo condividono, ed è una cosa che mi ha toccato veramente tanto. Mi è piaciuto molto vedere i due personaggi da bambini condividere non soltanto l'immaginazione, i giochi, gli scherzi, ma anche quelli che sono i loro progetti, i loro sogni, e poi vedere come vanno avanti le loro vite. Ecco quindi che i momenti un po' più frizzanti, giocosi, si mescolano alla dura realtà in cui vengono toccati anche dei temi sociali, la ribellione all'università, quel periodo, diciamo, di sbandamento in cui non sai effettivamente che cosa vuoi dalla tua vita. In questo momento della storia, secondo me, si sottolinea quanto siano fragili le persone, quanto basti veramente poco il contesto, le persone che hai attorno, per fare la differenza. Anche i ricordi sono veramente molto importanti in questa storia, proprio partendo dalla parola in sé, dalla sua derivazione, per poi fare un percorso intenso e molto introspettivo. Come capita a tantissime persone al giorno d'oggi, Mauro è un uomo un po' spaesato, che non è completamente soddisfatto della propria vita perché non sa quello che realmente vuole, e soprattutto in questa storia vediamo com'è molto legato al suo passato. I ricordi, quello che gli è successo, è rimasto fermo ad allora e in un certo senso non è mai riuscito propriamente ad andare avanti. Per questo secondo me la graphic novel è anche un po' malinconica e nostalgica. Nonostante i momenti bui nelle vite di Mauro e Antonio, nonostante questa malinconia che c'è nel fumetto, alla fine secondo me c'è un risvolto più che positivo e speranzoso. Per quanto riguarda i disegni, ho apprezzato tanto che la storia fosse divisa in capitoli, come se fosse un vero e proprio album di disegno, di ricordi, in cui ci sono delle immagini significative di quel momento, delle frasi anche, e non lo so, mi è piaciuto veramente tanto questa scelta. Per quanto riguarda i disegni, sono abbastanza semplici, stilizzati, lo stile è elegante, anche i colori, questo stile acquarellato mi è piaciuto veramente tanto. Soprattutto mi ha colpito come fosse semplice entrare nella storia e capire quando si parlava di momenti passati e presenti, perché infatti è un fumetto che ripercorre diversi momenti della vita di Mauro fra presente e passato, e vengono mescolati in maniera secondo me molto omogenea. Non c'è bisogno di indicare quando si è nel passato o quando si è tornati al presente. Secondo me è ben visualizzabile da chi legge ed è una cosa secondo me molto importante. Inoltre i colori cambiano molto anche a seconda del mood, dell'emozione che sta provando chi ci sta cercando di raccontare questa storia. La storia si snoda fra Milano, dove i personaggi hanno vissuto la loro infanzia, e Bologna, dove invece sono cresciuti e sono andati all'università. Per me è stato veramente molto bello riconoscere alcuni posti di queste due città, perché infatti gli sfondi, soprattutto l'architettura dei posti, viene rappresentata secondo me magnificamente. Ad occhio sei in grado subito di riconoscere se sei a Milano o a Bologna, ed l'ho trovata una cosa veramente molto bella. Nel complesso questo fumetto mi è piaciuto veramente tanto, mi ha stupito molto la maturità con cui vengono affrontati i vari temi e come ci viene raccontata questa storia. I disegni mi sono piaciuti veramente tantissimo, in particolare i colori mi hanno emozionata veramente tanto. Considerando poi che si tratta del primo graphic novel di entrambi gli autori, veramente sbalorditivo. Sono rimasta felicemente sorpresa e
è una storia che vi straconsiglio di leggere. Questa era quindi la mia opinione sugli anni che restano. Vi ricordo che qua sotto in descrizione troverete gli altri blogger che hanno partecipato alle review party, quindi se siete alla ricerca di altre opinioni al riguardo, mi raccomando, controllate qua sotto. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!